Era il 27 gennaio di 67 anni fa. Il campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau venne liberato dalle truppe dell'Unione Sovietica. Il mondo scoprì le atrocità commesse contro gli ebrei. Per ricordare e per non dimenticare le 6 milioni di vittime di quegli anni terribili, Roma Capitale ha organizzato in Campidoglio un incontro con gli studenti delle scuole superiori. Fondamentalmente della giornata della memoria è trasformare quel suono sordo del cancello di Auschwitz che cade il 27 gennaio del 1945 in un rumore forte che è quello di questi giovani, che è quello della voce dei testimoni e che è quello di tutta la nostra città. Il dolore ha senso se si trasforma in speranza, il dolore che rimane fine a se stesso fa solo male. All'incontro era presente il sindaco Gianni Alemanno, che ha annunciato che entro la fine dell'anno sarà posta la prima pietra per la costruzione del Museo della Shoah. Quest'anno siamo molto orgogliosi come Roma Capitale di poterci presentare con un passo avanti fondamentale. L'approvazione all'unanimità dell'istituzione del Museo della Shoah e della partenza dei cantieri, quindi non solo l'istituzione astratta, ma la possibilità realmente di mettere la prima pietra, è un importantissimo passo avanti, sia perché è stato fatto all'unanimità con la concordia di tutti, sia perché dota le scuole di uno strumento importantissimo dal punto di vista didattico e dal punto di vista formativo. E lo facciamo quando ancora sono in vita, possono parlare, testimoniare i sopravvissuti, proprio per raccogliere dentro questo museo il loro insegnamento e la loro esperienza. Gli studenti hanno assistito al recital Anche queste due mani vengono con me, una rappresentazione basata sulla vita di Fingerstein, il noto artista viennese morto in un campo di concentramento in Calabria. Oggi è la giornata che serve per commemorare il passato, ma oggi qui abbiamo il futuro presente. Cosa sente di dire a questi ragazzi? Mi sento di dire quello che dico ogni volta in queste occasioni, che se sono qui c'è un motivo, che c'è un investimento su di loro. Innanzitutto hanno fatto le loro famiglie permettendogli di studiare. In secondo luogo di Roma Capitale che organizza questi momenti. In terzo luogo quello più grande, quello da parte dei testimoni che si mettono in gioco, entrano nel dolore del ricordo per trasformare appunto queste attese in qualcosa che poi diventa vita vera per i ragazzi, che diventa speranza. La speranza non è una parola vuota, è una parola che viene fatta dai piccoli tanti momenti. Questo è un momento di speranza.